got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all bloody started. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you want it. I don't do this shit cause I think that you want it. I do this shit cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way. Talking shit back and think you earned the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it in all with me. Yeah, I'ma make this shit high. We'll be right back.
Playlist vera e propria, va bene questa, tutto passa. Ok, eh sì, anche l'altro giorno l'ho preso. Non è che avevo preso vabbè, questa no, ce l'avevo. Ah, si è trovato questa. Proprio su questo qua. Lui in mani altrui, ma come filo di Widowmaker è basso più che altro, però all'inizio ci può stare. Salto l'audio, lo abbasso della musica, più che altro non posso più vedere i profili, vedi? Sono tutti bloccati, non si possono più vedere. È una merda sta cosa, mi ha dato un social network. Bello, un culo, bella sta skin. La sua skin di Reynard, ma do. Ci proviamo, dai. Perché sono in base quelli. Ciao Sabi, ben arrivato. Un attimo pelagato perché ho iniziato bene. Ecco del Lossing. Ok. Biscoro, bella, come va? Non è arrivato. No, volevo prenderlo, niente. Ah, buono, buono che ti sei svegliato ora.
Buono, buono. Ma she been the world. Give me all my water. Oh, 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 oh. Lunga nottata. Buono, buono. Danza una merda, ma forse c'erano. Fino in base al livello del profilo, la gente si è lamentata. Può essere. Io non so neanche come si mette il profilo privato. Non so neanche se è privato in questo momento. Quindi fai tu. Benissimo. È un maschio marro, però va bene. Comunque è abbastanza bene, Sabi, tu. Riprendo la chat. Ed eccoci pronti a partire. Ok. Oh yeah. In the water. Shimmy in the water. Ok, buono, buono. Oh. Stoppata con l'ulti. Proteggo qualcuno. Yes, l'ho protetto. Fino a novembre. Penso. Fino a novembre. Vabbè, finire dopo Halloween. Quindi teoricamente la prima settimana di novembre dovrebbero toglierli. Però che la musica vi aggrada, l'ho scelta io. Ma tanto metto solo buona musica, quindi the knowledge. Che è quel bastone lì da solo senza niente? Cioè, mettila pure questa qua. Che se ne frega. Che cacchio. Buono che non l'ha preso. Non è buonissimo sta me. Buono, buono, buono. Molto chill. Molto chili, molto chili. Devo anche non usare il mio shield. Il mio Agents of Shield. E almeno l'uso mi serve. Ok, buono. Sono molto frenetico, molto frenetico. Per fortuna ho anche una skin bella di Zarya, finalmente. No. L'hanno preso anche loro. Te pareva. È la fine per tutti. Oh, Cockid. Come va, come va? Vieni qua. Serve supporto della gente. My team. Di sei dopo ci facciamo due partite. Per ora tanto sto rankando Biscolo, per quello. Faccio un po' di rank così per vedere se riesco, se riesco a tirare su. Dato che non posso fare delle serie sul canale perché non ho giochi pronti. Almeno cerco di fare qualcosina. Grazie comunque della presenza. Inizialmente se devo fare anche con qualcuno per le live, cerco di organizzarmi prima off stream e poi farli in live. Io cerco sempre di fare determinate cose in live anche per parlare di cose interessanti. Buono. Ah, non c'è nessuno. Che palle. Ti odio. Ma sono da solo comunque. Pronto. Pronto. Vabbè. Potevo fare meglio. Era un ottimo ulti, ma nobody. Ok.
Dopo ricoprarmi un attimo di chat perché me lo son perso. Almeno c'è qualcuno che scrive, quindi scorre, la devo un attimo seguire dopo. Ok. Presa. Ok, ottimo. Tanco io, bitches. Che sono diventato un benzario, affanculo. Ehi. Yeah. Ah, merci, merci. Merci, merci. Hai capito? È stato merci. Oh, dai, non è morto. Lo stronzo. Oh, l'ultimo. Salva lui, salva lui. Vado che tankato. Quanta roba a schermo. Va passati pensieri, no, della settimana passata. Mica tanto, sempre uguale, so che è sempre uguale. Sempre in alto mare. Adesso ci sono altri problemi, quindi non posso neanche risolvere determinate cose, però vabbè. Provo almeno con lo streaming, anche se non va un bijou. Devo rifare il mio. Giusto per passare un po' il tempo. Ciao Jack, ben arrivato. Almeno vengo cagato da qualcuno, almeno quello. Yo guys. Faccio io Lucio, voilà. Here we go! Grazie dell'ossimo. Vai tranqui, figurati Jack. E tranqui. Guardando che state in chat, almeno quello va bene. Chiacchierate con me. Soprattutto quando faccio queste live qui si può anche chiacchierare di quello che volete, a me va bene. Non c'è presenza. Però non avanziamo mai. Abbiamo sempre lo stesso punto questo canale. Dove mi trovi? Sto facendo le rank in questo momento. Quando c'è da organizzarsi per giocare insieme, volentieri, però preferisco organizzare una live dedicata. Quando faccio le ranked, provo a fare le ranked, perché sennò non propongo nulla in live. E non dovrei nemmeno fare questa roba al pomeriggio, dovrei farle sere, ma non ho giochi pronti, né sarebbero molto seguiti, quindi magari provo a fare un po' di ranked, poi si vedrà. Tendenzialmente quando faccio le live dove gioco così sono io a chiedere di giocare e organizzarmi tendenzialmente. Proprio perché sennò non saprei cosa fare. Perché già le rank non danno un bijou. Ok. Sono un po' spento. Vorrei non esserlo, quel problema. Magari va bene la prima partita, magari mi carico un po'. Ho messo anche la musica apposta proprio per essere un po' più carico. Anche più che altro con le cose che sono successe negli ultimi giorni, mi piace molto la gente come si comporta nelle mie live, però vabbè. Purtroppo è quello il problema. Cioè si viene in live per fare altro, insomma, non mi piace molto. Vabbè, se devo contestare diva così va bene. Bello. Ma no, niente di che, tranquillo. Provo giusto a fare le ranked proprio per fare qualcosa in live, perché sennò piuttosto non stream, ecco. Che palle. Ma no, niente, tranquilli. robe mie. Nessuno fermerà la musica. No. Andiamoci una curanza. Ma basta questa Zarya però, che palle. Perché abbiamo un team stupido? Perché Genji? Cosa cazzo devi difendere Genji? Se non fai 1700 kill Genji è inutile. Speriamo sia una bella giornata.
Ah, c'ha l'ulti, vabbè. Eccolo lì. Spero che sia useless. Perché se lo sono deficiente, va là. Ok. Vai via tu. Non abbiamo danno per la difesa. Non abbiamo danno. Adesso Genji è inutile. Non vedo kill. Non vedo kill di Genji. È inutile. Ma sì, cosa spari in cielo che sono qui? Cosa spari in cielo? Beh, tanto ovviamente c'ha versi la autorifilla. Bene, bene, bene. Buono così, buono così. Aspetta, aspetta, aspetta che non c'è nessuno. Paura che non riusciamo a vincerla questa, eh. Mi sa che questa proprio non la riesco a difendere. Bello su Genji. Già. Bello sì. Ok. È completamente inutile perché non ho visto né l'ulti, non vedo le kill. Fara, maronne. Era bello se prendevo ancora Zarya, sai. Era un po' più utile forse. Potevamo fare un po' più kill. Na na na. Dai che sta morendo. No, che tanto si copre. Ah, che stupido. Devi metterla sopra il Playdod, non davanti. Ovvio, si possono coprire abbassandosi. Perché la gente non sa venire ranked senza sapere? Nessuno fermerà la musica. E ovviamente Genji è uscito. Buono. Dove vado anche da healer e da DPS. Mi dessero più danno, sarei il best off di Lucio. Porca miseria. Lo userei anche per fare 700 miliardi di kill. Se mi dessero un po' più danno con Lucio. E sapete che posso farlo. Porca miseria. Se avesse quel pelo in più di danno, tipo la zegnata, figa, shotterei tutti. Non me ne frega niente. Devo tirare su un intero team. Corro, salto, curo il team, do shield e faccio kill. Best champ EU. Sarebbe veramente inarrestabile Lucio in quel modo. Infatti per quello c'è Zegnata. Zegnata appunto non cura così tanto. Solo che Zegnata da usare è un po' un culo adesso, perché non è molto utile. Soprattutto perché dovrei parlare col team a dire: guarda che ho discordato quello, guarda che è dietro la parete, guarda che sta ulta. Non si può fare, non si può fare. Zegnata ha bisogno di appunto un pelo di game sense, vedendo come stiamo andando purtroppo non c'è il game sense. C'è il game sesso. Ecco, devo shieldare adesso, per forza. Per forza, vedi? 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 Non stanno morendo, per fortuna, perché ci sono io a curare. Infatti sono già gold di cure. E l'ho usato solo in sto round, fai tu. Cioè, avrei Mercy in squadra, ma ho fatto gold di cure solo in un round. Fai tu. Solo in un round ho superato Mercy di cure, vabbè. Non se riesco, niente, sono morto. Quello andare a fare il giorno dopo, appunto, sarebbe troppo OP in quel modo. Per quello ci sarebbe Moira volendo, però se non sono buoni non sono buoni. Adesso sono solo l'unico curatore. Ah vabbè, proprio per andare in perdita, cioè in rosso, come si suol dire. Vabbè, ci può stare. Ci può stare come primo game. Niente, dopo in realtà devo usare il mio main segreto, quindi mi stai dicendo. Quello che non ho mai svelato a tutti. Vai. L'abbiamo persa. Bello. Mi è piaciuto. Lo segreto chi è Rodog? No. È peggio. È uno che non esiste in Overwatch. La te è Mastery, però non c'è in Overwatch per quello. Bella la skin di Raidor, sì. Bella, sì. Va bene. Abbasso un pochino, mi sa che un pelo alta per voi. Ok, così va bene. Vediamo se vince con la skin. Ma magari se vincesse con quello, ma magari. Devo usare il mio main segreto, Torbjorn.
Winston. Winston lo usavo parecchio prima, eh. Aia. Sono tirato una musata da solo. Voi che mi raccontate dalla chat? Sono stato dietro poco perché c'era un game abbastanza frenetico usando Zara e Lucio, dovevo veramente muovermi tanto. Che mi raccontate? Qualche novità buona? Ma qua che non doveva venire a Milano, tra l'altro, quando viene? Lo uso, va bene, lo uso, dai, forza, andiamo a shottare tutti. Non l'ho mai detto, ma in realtà è me. Non è vero. Vai. Ci riproviamo. Venerdì prossimo? Buono. Vai a prendermi una skin disegnata teoricamente. Potrei prendermi una legendary, ma... questo è il tizio di prima. No, non è il tizio di prima. Però non c'ho voglia. Che è shottata la cassa, fortissimo. Qui in teoria in difesa è buono, Zen. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Di recente l'ho usato abbastanza recentemente, c'è da dirlo, quindi... vediamo un po'. Allora, vediamo. Ok. Andiamo su Moira. Vai, uno. Avanti il prossimo. Vieni. Vai, tripla. Posso così. Vai, quadrupla. Dai, toglilo. Presa, yes. Infatti non ve l'ho detto, era il mio main segreto. Per davvero, in realtà ho imparato Zegnata prima di Lucio io. Giocavo molto di più con Zegnata all'inizio. Le trovavo molto più utile. Usavo molto di più Zegnata che Lucio all'inizio. È calato parecchio proprio perché è un po' più utile Lucio. Vedi, proprio perché il colpo, per quanto è forte, è ben diretto. In realtà è molto lento ad arrivare, ci vuole un attimino. Forse arriva sciotta, soprattutto col colpo caricato. Vabbè, li stiamo anche un po' schiacciando, a dire il vero. Preso, yes. Marone, che strage. Ops. Volevo riproporlo per vedere se è buono nel meta, anche se appunto è un po' difficilotto per via della cura di questo tipo, che appunto non è come Lucio. Cura molto poco, però il Discord è fortissimo, soprattutto contro i tank, madonna, colpo caricato, shotti. Al nostro servizio. Aiuto. No, volevo prendere Moira. Aia. Lascia che io sia. Easy win. Beh, insomma, guarda. Presa la bomba. Yes. Bastardo. Vieni qua. Ah.
Hanno preso Reaper, ho sentito. Hanno preso Reaper. Nell'1v1 posso vincere io contro Reprez. Non posso fare niente da qui. Non potevo fare niente. No, però le kill l'ho fatte, quindi va bene. Madonna. Easy loser in realtà. Altro che easy win. Mamma mia. Troppo veloce, troppo. Non va bene, non va bene sto team. No, no. Sono segnato apposta, ma non so se è molto buono. Sono un poco convinto, sono un poco convinto. Vabbè, andiamo a perderlo. Non ho capito, non le so attaccare le mani anche il russo, cioè, che vuol dire? È il minimo. Non è che il bronzo deve essere fatto di gente senza mani. Lo è, però non dovrebbe, nel senso, almeno un po' di conoscenza, dai. Palle. Devo prenderle tutte subito. Non è divertente. Però è bello questo. Facciamo finta, dai, facciamo finta, vabbè. Andiamo a perderla. Andiamo a perdere. Cosa prendi Orisa? Cosa prendi Orisa? Adesso in B10 come push. La voglio vedere, guarda. Headshot. Vi siete rimasti male che uso zegnato? Non ve lo aspettavate? Va, 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 va. Stavo facendo Zarya. Ho tolto tutto lo shield, l'ho tolto. Però quanta vita gli è scesa? Boom. A 220 è arrivata, madò. Se caricavo il colpo la shottavo. Facciamo muoverci da qua o che? Vabbè. Ovviamente sono inutile contro gente come Orisa e coso, come si chiama? Junkrat, eccetera. Vengo scoppiato molto facilmente perché non ho un vero escape. Il mio tutto sa del dare i globi. È un assassin. Un assassin healing, però. Appunto. Tanto l'ho detto che. Perza. Andata. Team ho sbagliato per pushare. Anzo è basso. Non va bene. Troppo stupidi come champ. Vabbè, ci ho provato. Ho fatto usare Zegnata, ma. Ho fatto un buon round, ma. Ah, che bello, Bastion, per pushare lì è fantastico. Andiamo? Dai, 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 dai. Dai. Dai però, cosa stai fermo? Vabbè. Non ho capito che serve per rifullare quella ulti, non l'ho ancora capito. Vabbè.
da prima che gliela faccio usare. Ma che headshot che gli ho fatto. Preso. No, 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 no. Male che è ancora più una pipa quel Junkrat. Ma cosa... Veramente sto giocando come con l'uso prima. Faccio il tank, il DPS, leader, faccio tutto. Multiruolo. Ah, vieni qua, un calcio nella faccia. Ahia. Che shot in testa Anzu. Ma solo io. Zen and Ambi's back. Porca miseria, ho dovuto prendere il punto, ho dovuto curare, ho dovuto fare le kill, cioè... Che bella mia medaglia d'oro nella vita vera, però. Ed era persa, eh. Almeno siamo al secondo punto grazie a me. Lo stiamo facendo proprio per questo. E ancora non ho capito l'utilizzo dell'ulti di Zen, perché per chi non lo sapesse, l'ulti di Zen permette di curare un intero team full. A differenza dello shield di Lucio, che appunto è a tempo, l'utilizzata proprio è una cura massima, cioè cura automaticamente tutto il team continuamente, quindi rimarrete full vita tutto il tempo. E questo è molto utile con tank come Zarya e Reynard, perché possono pushare allo sfinimento e shottare tutti. Ancora non l'hanno capito, hai visto? Si potrebbe vincere solo con la mia ulti. È un cura OE, sì sì, ma full proprio, cioè è proprio potente. Go in, go in. Ai. Drago, il drago. Sì, vabbè, ma io voglio l'appoggio, però. Io qui voglio l'appoggio. Porca miseria. Guardalo. 3 gold medal, oh, mamma mia. Grandi tempi d'oro con Zen. Mamma mia. 1 versus 5, mamma. E prendendo tutti in testa, tra l'altro. Madò. Madò. Vedi, Marro, che ce l'avevo... Il main segreto ce l'avevo veramente. Plot twist. In realtà non sono Lucio, sono Zen. Ma... Ah, porca... forza, forza. Forza, datti sotto, eh? Forza. Forza. Dai. Preso, forza. Avanti il prossimo. Un cazzo di budo robotico, cosa vuoi? Ah sì, ma sì. Faccio fuori anche l'altro Zen. Tiè. Però io il meglio, sono io il meglio. Forza, forza. Cessate ogni resistenza. To. To. Aspetta che ricarico. Toh, anche lei, via. Maron, azzo. Mamma mia. State clippando tutto, però. Mamma mia. E dovrebbe essere così sempre con Zen, quello è il problema. Cioè, non magari all'intero team, però fa le kill, sì. Guardate, mi bastava qualche game e mi caricavo e mamma mia. Però se Zero non ha capito che l'ha sciotto. Vabbè. Ciao gamer, ben arrivato, come va? Mamma mia. Mamma mia, le bellezze proprio. Le nemmezze. Le Zen nemmezze. Mamma mia. Mamma mia, un intero team caricato con Zen. Porca miseria. Narro, segnatelo. Zen Nem, segnatelo. Grande plot twist.
Aiaiaiaiaiaiaiaia. Aspetta. Sì, vabbè. Che culo che mi ha preso. Adesso voglio vedere come mi ha preso. Stava passando in diagonale, guardalo. Perché io lo stavo shottando. Guardalo in diagonale, gli è passata. Che... porca miseria. Che culo che ha avuto. Mamma mia, lo stavo shottando. L'ho fatto arrivare a 50 di vita. Mamma mia. Adesso sono ancora un po' spento, secondo qualcuno. Eccolo lì. E abbiamo pe... cioè, vi rendete conto come abbiamo perso sto game? Nonostante le giocate che ho fatto. Adesso ditemi se è bilanciato per un bronzo che ha giocato come me in questa partita vince, andare avanti in rank. Ditemi se è bilanciato. Perché un Zen così non si può vedere in bronzo. Cioè, è incredibile. Non perché l'ho giocato per forza io, però veramente... cioè, quello che ho fatto in un suo game non l'ha mai fatto nessuno. Non so cosa fare. Buono gamer, buono. E a me sta passando. Cioè, 29 kill con Zen, 3 medaglie d'oro. Ma vogliamo giocare i champ brutti? Allora non lo so. Ci ho provato. Beh. Con Zen. Ma ci ho provato all'epoca. Cioè, 2-3 season che da quando gioco seriamente per le rank d'Overwatch ho sempre fatto sti risultati. Cioè, magari capitava che giocavo bene con Zen e non siamo mai arrivati tanto avanti. Sempre. Neanche in Silver ci si arrivava, perché arrivavo al Silver e tornavo giù subito. Proprio quello è il problema. Ci ho provato tanto con Zen, veramente tanto. Poi ci ho provato tanto con Orisa, con Reynard. Niente. Non serve a nulla se poi perdi dei game così. Cioè, l'avete visto? 3 medaglie d'oro con Zen proprio sulle kill. Cioè, ho caricato l'intero team a vincere la partita e l'abbiamo persa. Più di così uno non può fare. Perché comunque anche se shotti tutti ma non arriva nessuno sul punto è persa. È normale. Per quello rimarrò forever alone in bronzo. Perché la gente è così. Più di impegnarmi così non so cosa inventarmi. Vabbè, basta che la live è godibile, guarda. Mi piace la musica pure, sono contento. Però più di tanto... ragazzi, il mio intrattenimento è questo. Non posso fare niente di più. Per ora per le serie non so cosa inventarmi. Non so quanto può interessare le serie che voglio proporre. E soprattutto non ho giochi pronti, perché ho provato in sì 2-3 giorni a mettere roba, prototype, queste cose qui, e non riesco. Cioè, ma sono rotte le cose audio. Poi solo completamente in inglese. Non si può fare. Vabbè, l'altro main segreto è Hanzo. No, non è vero. Hai preso Zen. Nella mappa peggiore per Zen, tra l'altro. Questa è la mappa peggiore per lui. Non va assolutamente bene qua Zen. Poi Sombra, Tracer. Che accoppiamento è? Due champ da backdoor che non fanno danno. Vabbè. Può stare. E proviamo di nuovo. Non Zaria. Zaria. La Zaria fa più ridere. C'è la skin bella. Però hai scelto la mappa sbagliata. Perché Zen e Ana non è che vanno molto bene insieme. Sono a target. Ci vuole una da OE. Ci vorrebbe o Moira o Lucio nel posto di Zen o di Ana. E allora va bene. O anche Brigitte andrebbe molto bene in questa. Anche qui purtroppo Zen non è che abbia molti spunti. Proviamoci. Pronta.
Va bene. Questo scontro non è finito. Kokid, dipende da te e dipende se riesco. Non lo so, sinceramente. Ti direi sì, ma poi dopo non manterrei quella cosa lì, quindi non saprei. Proprio non ti saprei dire, perché... Non so neanche cosa farò tra un'ora. Purtroppo è quello il problema, sono un po' così. Ci provo, in caso ti faccio sapere, dai. Cioè, o al massimo mi dici tu quando vieni, dove... A fare qualcosa, perché adesso non c'è, perché non ha problemi alla caviglia eccetera, quindi non, sinceramente non saprei cosa dirti. Ti direi sì, ma poi dopo so che non lo mantengo, quindi preferisco non dirti niente. Il problema è proprio quello. Va bene, contattami su Instagram. Il problema è che ti posso dire sì come no, non si sa tra una settimana cosa faccio, più che altro magari sono impegnato con altre robe, non lo so. Sì, ma il team, ragazzi, il team. Cioè, in questo momento sono più che altro la peggio compagnia che si può trovare. Altro è quello. E Zegnata che fa il backdoor. Fantastico, buono. Fate capire quanto il mio team è brutto. L'altro Zene che ci ganka. Oh, e uno l'ho preso. Vieni, dai, potenziami. Vieni. Vaffan. La perseveranza paga sempre. Ma perché non arrivano? Perché siete lì? Mamma mia, che noia. So, ho visto Reaper. Molta paura. Vediamo se riesco a contrastarlo così. Oh, bravo Zen. Vedi cosa serve? Non ci ha tolto nulla. Quella praticamente vanifica il 90% dell'ulti Zegnato. Vanifica quella di Diva, quella di Reaper, quella di Reynard, tutte. Perché tu non puoi essere stannato. Di conseguenza con quella di Reynard, se tu vai giù, Zegnata sta continuando a curare. Quindi Reynard, per quanto può colpire gli avversari, li sta automaticamente curando. Li rende immortali praticamente. Tanta per cento, non posso cambiare. Può usare Zarya. Va bene. Ci provo così. Non sto facendo granché. Sto morendo forse un po' troppe volte come Zarya. Però veramente bello sul disco. Anche me lo sto riscoltando in live. Astro World è veramente, veramente bello. Mancato, ieri potevate venire nel game in talk a parlare di musica. Ho dato delle robe interessanti, ma giustamente è tardi, quindi è un po' difficile che le persone giungono.
no, non voglio usare l'ulti perché poi arriva qualcuno con lo shield e me la vanifica completamente. Perché non c'è nessuno? Dove siete? Ma state andando, non so, fare una passeggiata? Alla sta gente. Stronzo, vieni qua. Almeno ero passato per un saluto. È vero, è vero. Infatti non ho niente da dire su chi passa per un saluto. E che siccome sto cercando di fare game in talk alla sera per parlare di argomenti specifici, farmi conoscere di più, o quelli che porto nella live, in conseguenza tipo ieri Luca, che comunque l'ho conosciuto di più io a livello di gusti musicali, o l'altro giorno Aires e Voce, che abbiamo parlato delle nostre passioni. Non che mi aspetto, perché non mi aspetto niente mai delle live, quello che viene vengono, e so che appunto ci vorrà molto tempo per rankare su Twitch, cioè come follower, come views, quindi non mi aspetto mai nulla. Pensavo ci potesse essere semplicemente più partecipazione, è vero che era tardi, però era comunque una roba interessante, comunque a prescindere di com'è andata la riproporrò, quindi comunque non è un problema. Perché comunque è una roba che mi piace fare a me, qualcuno può venire sempre interessato a fare domande, eccetera, quindi comunque va bene. Tutto sommato per me va bene farle live, anche se magari non a livello di views non si fa chissà cosa, c'è poca interazione con la chat, è una cosa che comunque mi piace, quindi comunque va bene. E questa invece l'ho buttata, hai visto come si butta l'ulti? 100%. Danno massimo al 100% di Zarya. Stavo shottando riso. Bastava un secondo in più. Però quella ulti l'ho sprecata, lo ammetto. L'ho giocata molto male. Perché pensavo ci fosse Junkrat dietro di me, però non... Così non fu. Va bene. Tutto sommato, niente. Volete farmi domande? Io sono sempre qui. Se volete parlare di qualche argomento, sono sempre qui. Chiedetevi pure, insomma. Non problema. Hai visto Zegnata? Hai visto Zegnata che ha shottato coso? Io niente, ho sbagliato. Non saprei cosa fare in difesa. Quello niente, fissato con Tracer, la usa male, ma è fissato con Tracer. Ho le cuffie, quindi sento tutto. Quindi Cocky the Cool lo sento, insomma. No. Così facciamo rodere un po' Marro. Bello che è il team delle meraviglie. Porca miseria. Team delle meraviglie sto vedendo. Ah, fantastico. Shottiamo tutti adesso. Non è vero un cazzo. Vero. Quello fissato con Tracer la usa male, ma deve fissarsi. Imparala nelle quick. E impari così nelle ranked, perderemo sempre con te. Perché comunque tu non impari, perdi, muori e con Tracer impari ancora peggio. Questo è Team Uganda. Magari nell'Uganda sono anche meglio di noi. Vedendo sto signorino che è fissato con Tracer, sì. Perché se poi continui a perdere con Tracer è merda. Cioè ti annoi, ti stufi, perché è un champ che veramente due colpi muore. Il champ con meno vita di base. E di conseguenza muore letteralmente subito. Quindi se tu non le impari abbastanza in fretta, comunque non sei utile al team, proprio non ti serve a niente, perché è deleterio. Perché potrebbe avere un ulti molto interessante. Bellissimo. Mi emoziono. Comunque non l'hai visto, Marco, che ho fatto vedere Ken. No, giusto perché da noi si parla di robe di fumetti. Giusto per quello, ma mica per altro. Perché noi non sappiamo un cazzo. Perché su Twitch non si può parlare di fumetti, perché fa schifo. Non c'è gente che sa robe. E invece ci hanno distrutto. Hanno aperto la breccia come all'epoca Giulio Cesare quando disse il dado è tratto. Porca miseria. Meno male che ho messo la musica bella. Guarda te. E tanto tu non mi pigli, io non ti piglio a te e siamo a posto. Va bene uguale, non c'è problema. Va benissimo.
Ma benissimo. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. E non posso fare di meno io così in difesa con Zen. L'ho preso tanto per cazzeggiare, perché tanto non è che posso fare chissà cosa. Perché tanto ci aprono. Qualcuno l'ho preso. Vabbè. E sta gente qui poi... skillata. Di qua del team avversario c'hanno le mani. Ma se non mi aveva colpito? Ma io non li ho visti i colpi di Lucio, ma scherziamo, vabbè. Va bene, va bene. Ma non c'ho voglia, non c'ho voglia di fare il report. Perché è troppo macchinoso su cosa. Troppo sbatti. Ed è il terzo game che andiamo a perdere, quindi... Sempre più convinto di fare Overwatch in live. Ma perché è l'unico gioco che almeno posso sparare così ad minchiam. Su League of Legends un pelo mi devi impegnare, tutto qui, quindi... Paladins non ne parliamo. È solo per quello che faccio di più Overwatch, perché è il modo migliore. Poi, beccare follower o gente nuova per Overwatch è difficile. È già dato se qualcuno arriva in live e mi chiede di giocare, quindi... Cioè, nel senso che lo apprezzo, perché comunque vuole stare qui o comunque vuole fare qualcosa con me, lo apprezzo, niente da dire, anzi. Quello un po' mi lusinga, il problema è... È la rampata, come si suol dire, come il ramp druid. Bello, come fa con le mani Zen, guarda. Mi fa venire. Ah, guarda, guarda. Il soldato che mi ha colpito una volta, non mi ha colpito neanche una volta. Ecco, tipo qui, un utilizzaria sarebbero morti tutti. Tipo così. Questa è buona, questa è buona, questa è buona. Totti, shot Reinhardt, va là, via. Ah, vaffanculo tu. Fai finta di aver la mira, stronzo. Aimbot, aimbot. To, aimbot, aimbot. Anche tu, dai, forza. Vai, così. Vai, lo spingo, lo spingo. Lo spingo io, lo spingo io. Che credo nella... Cazzo in crede, Zegnata? Buddismo, no? Sono un Omnic che ha trasceso la vita. Che cazzo, lei non la posso contrastare però. Anculo, fanculo, fanculo. Non posso contrastarla perché biciuccia la vita. Lei è l'unica che non posso contrastare come healer. A parte Brigitte, che vabbè, Brigitte è figa, ti stanna, ti tira un colpo, muori. Però Moira non posso proprio... Madò, guarda il report in alto a destra. Mamma, tutto l'intero team è sceso così a morte. Mamma mia. Volevo fare una battuta di Black Humor, ma preferisco non farla. Ne stavo facendo una veramente cruenta, proprio perché... Mi ha preso un po' male il game perché si poteva fare molto di più. Però a quanto pare no. Quindi... Ok. Non guardo neanche il resto perché tanto chi se ne frega. E vabbè, l'importante è avere gente in live che chiacchierano e ci hanno voglia di starti attaccati. Almeno quello mi rincuora, perché sennò non avrebbe senso streamare non essendo un pro. Ecco, tutto qui. Perché giustamente almeno uno quando streama questi giochi almeno è pro... Sa di avere le views, sa di poter andare avanti, ma io non lo sono perché non mi fanno andare avanti. Perché nonostante la grande giocata consegnata che abbiamo visto prima, quella di Zarya ancora prima, non riesco a rankare. Quindi va bene uguale. Quindi facciamo finta che sono bravo, dai. Facciamo finta che sono bravo a intrattenere, almeno quello. Vabbè, 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 vabbè. Stasera non so cosa faccio. Lo dico già adesso perché... Perché boh. Perché boh. Perché boh. Perché boh. Stavo preparando qualche gioco per poter fare qualche serie, ma non so quanto possa essere buono. Vabbè, io mi metto a leggere Kenny il guerriero, nel frattempo fate voi. Quanto leggo. Io leggo, La ricerca è una partita equilibrata. Cioè, praticamente NEM 1 vs 5, va bene. Quella è la partita equilibrata. Potevano scrivere, attenzione, è previsto un tempo di attesa prolungato per la ricerca di una partita dove tu giocherai contro tutto il team avversario. Tra parentesi, probabilmente anche il tuo team ti remerà contro. Di conseguenza giocherai 1 contro 10. Change for the banquet. Drippy.
Vi leggo una frase. Finalmente la mia aura demoniaca si è placata. Mamma mia, ah, devo giocare, oh mamma mia, devo giocare. Tale, io stavo leggendo, sto leggendo Ken, porca me, il 22, fammi leggere, e penso che sia meglio Ken. Sì, Marro, non si vede? È il pezzo dove incontra Caio, porca miseria, sì. Tanta roba. Per quello non fai le competitive. Ma io le faccio perché se gioco delle normali, ragazzi, è peggio. Cioè, preferisco non streamarlo. Cioè, quanti ce ne sono di Ken? 27, io sono al 22. Perché li sto appunto riprendendo nelle... Cioè, li sto prendendo nella direzione... In questa direzione. Questa editoria. Perché ce l'ho anche nella versione originale della Granata Press. E lo sto prendendo in questa edizione. È il, uno dei miei shonen manga preferiti, Ken. Sto scrivendo proprio una serie di video dedicata a Ken, tra l'altro molto particolari, perché non mi limiterò solo a esporre il manga, farò qualcosa di più. Un pensierino si può fare, dovete farlo, Ken va letto, va assimilato, perché è uno dei shonen manga che dà più cultura al manga, perché parliamo comunque di un'opera un anno antecedente a Goku, a Dragon Ball, nata nell'83, finito nell'88. È comunque un'opera che va a dare tanti crismi, tanti altarini su come è un battle shonen futuro. Quindi tutti i manga che escono adesso, come My Hero Academia, Seven Deadly Sins, prendono tante radici da parte di Ken. Ken è uno dei migliori shonen, ovviamente questo è un mio gusto, però è sicuramente uno dei più importanti, che dà veramente tantissimo al mondo manga, tantissimo, e anche al mondo occidentale, perché... Cioè, veramente tanta roba, a me piace davvero un sacco, ne sono veramente amante della saga, infatti mi stavo cercando oggi un possibile action figure, eccetera, o comunque sto programmando anche una serie di video molto molto figa che parlerò di tutto il mondo di Ken, quindi immaginate il lavoro che c'è dietro, a parlare solo prima del manga, dei lungometraggi, dei film, dei videogiochi, cioè sto facendo un lavorone enorme per Ken. Quanto costa un singolo mon... 4 euro. 4 euro e 20. Oh, dove devi prenderlo, Mauro. Devi prenderlo, non ti può mancare. Vedo, se poi volete parlare di questi argomenti, ragazzi, io ci sono. Mi basta solo darmi da parlare, lo sapete che non finisco più, quindi... Comunque, gamer, non è tanto il fatto di non fare le competitive. Io sono obbligato a farle, almeno in Overwatch, perché se facessi le quick sarebbe solo un trollaggio. Cioè, vedresti gente che... Come tipo immaginare GTA San Andreas moddato, quindi con Super Saiyan e robe varie. Non sarebbe divertente da vedere in live. Almeno proviamo a fare qualcosa. Per quello cerco anche magari di farle da solo e magari evitare di giocare con tanta gente. Se magari mi organizzo, se organizzo proprio un coop stream e si fanno allora magari anche le quick o le ranked insieme. Ma tendenzialmente lo faccio proprio per il tipo di live, perché sennò non faccio veramente niente. Cioè non... Sarebbe un po' vuoto lo streaming, ecco. Metto musica, parliamo, perché come sapete io riesco a fare sia una cosa che l'altra anche recentemente. Riesco a concentrarmi sia nel gioco sia nelle ranked. Quindi comunque va bene. Ti ho contrastato l'ulti, Beaches. E ti ho shotato Rindad con un colpo, Beaches. Mamma mia, sono proprio un novellino, guardate. E non stanno arrivando! Cioè io ho dovuto tenere il punto perché loro non ci stavano neanche provando. No, questi qua sono dalle porte, Dio santo. Sì, tanto ti uccido, cosa fai, cretino? E non ci stavano provando, erano fermi. Immagina, questo va delle quick 100 volte di più, però. Non è divertente, non è divertente. Perché poi ti lamenti e non va bene. Cioè, io poi mi sono anche sbattuto per venire a fare le ranked su Overwatch. Perché appunto, come vedete, adesso uso Zarya. Zarya a me faceva cacare prima. Ho imparato a usarla, mi sono menato Lucio. Come vedete, il mio main segreto è Zegnata, che lo uso decentemente, insomma. Cioè, mi sono venuto un attimo con tutti i crismi. E non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Ah. Mamma mia. Provo una grande forte tristezza per voi. Piccoli stupidi umani. Mamma mia, mamma mia. Comunque non è male prendere il volume di manga di Ken, eh. Quelli della planeta, guarda. 4 ore e 20, ve li pigliate tutti. Anche dei Cavalieri dello Zodiaco. Il problema è che sono di un'edizione un po' più vecchiotta. Cioè non ne hanno fatto una di recente. Quella della Star, come quella che ho io, della Perfect Edition, ormai è più di 10 anni fa. Però è ancora recuperabile quella di Senseiyo. Quello originale intendo, non intendo Episodio G, lo Scamas, eccetera. Parlo proprio dell'original.
la serie base. E Roddok anche qui non è male, perché Roddok non muore mai. In realtà è anche buono. Però non è che possiamo difendere tutto solo sul secondo punto, perché noi siamo stronzi, non lo guadagniamo il secondo punto da loro, e così non vinceremo mai il game. Bisogna sempre provare a difendere tutti e due i punti bene, perché se difendiamo solo bene il secondo punto non serve un cazzo poi. Cioè la perdiamo comunque. E insomma. C'è 3 golden medal con Zarya? Mica, ma come ne ero accorto. Allora porta fortuna alla skin bella, che non mi fa impazzire, perché non sono amante del viola. Però vabbè, e anche il colore di Twitch è vero, però non sono amante del viola comunque. Mi piacciono altri tipi di colori, il rosso, il blu, il nero mi piace perché può nascondere tante sfumature al suo interno. E niente di che. Ah, eccola lì. Dai che te l'ho dimezzata la vita di Sastro. Avevo capito. Non muore. Dammi l'ulti. Porca misera, se mi dà l'ulti. Io il tema scuro per Twitch è perché bianco è brutto. No, invece io lo preferisco bianco, perché sennò non riesco a leggere niente, perché poi si fottono i colori della chat. Si fottono i colori della chat e non è bello da vedere. Lo dico per esperienza. Mamma mia. Ok, 1-2. Foggio. Mamma mia. Presa. No, dai, non l'ho preso. Che sfiga. Che stanchezza. Scusate se sembro un po' smorto, ragazzi. Sono un po' stanco. Poi uscendo un po' dall'influenza, che sapete bene. Mi sono anche un po'... non prendetela male, ovviamente, quello che sto per dire. Spero che comunque lo apprezziate. Mi sono un po' aggravato io la salute, nel senso che trasudando molto per via della febbre, facendo 2 live al giorno, quindi una media di 4-5 ore a giorno di live, mi sono un po' aggravato. Quindi pur di rimanere qui, un po' aggravato la mia salute, la mia condizione. Quindi mi sento sempre un pochino non smorto, però uscendo dall'influenza così è proprio perché ho fatto 2 live al giorno, quindi ovviamente è una cosa mia, non vi preoccupate, cioè se c'è più partecipazione meglio, perché giustamente l'utilizzo delle mie ore è quello. Però appunto un po' mi sono aggravato io la situazione, quindi mi porto un po' di più il raffreddore proprio per fare 2 live al giorno, che però è una cosa che ho scelto io, una cosa che voglio, quindi non è che me l'ha chiesto qualcuno, anche perché appunto non è che viene molta più gente, la gente viene quando ha voglia, quindi non è un problema. E devo tenere tutto il full team con la buonissima Zarya. Non sottovalutate mai cazzo di Zarya. Mamma mia. 3 gold medal. Mamma mia. Segnatelo. Porca miseria. Va bene, Gimmer. Alla prossima. Buon pome. Ho detto comunque non c'è bisogno di dirmi che vede altri streamer, te l'ho già detto. Cioè, nel senso, se devi andare vai. Non ti preoccupare, non c'è bisogno che mi dici vai da uno, vai dall'altro. Non ti preoccupare, se devi andare vai. Non c'è bisogno di specificarlo, almeno per quella cosa lì. Perché sono io che ci perdo, mica peraltro. Cazzo, dovevo shieldarlo, ma non l'ho fatto in tempo. Boom, bitch. Grazie, Marro, grazie. Averlo clippato. Cioè, se dovete andare per andare a fare altro, ragazzi, non c'è bisogno. Basta dire che semplicemente andate. Non c'è bisogno... vado da un altro streamer, eccetera. Perché soprattutto per gli streamer lo percepiscono come io preferisco l'altro e non te. Perché si possono aprire 2 schede, io lo dico sempre, 2 pagine di Chrome... Si possono vedere 2 streaming in contemporanea per almeno cercare di essere presente, però va bene, nel senso non c'è bisogno di specificare sempre vado da un altro, perché per me è un po' brutto, perché sono io che ci perdo a livello di persone che vengono a interagire nella mia chat, perché preferisci un altro streamer, è come in un concerto uno si alza e dice ma devo andare dall'altro concerto che c'è qui di fianco, ma chi se ne frega, cioè per la band, lo dico ovviamente in senso buono, però...
Non c'è bisogno che mi dite vado da un altro streamer. Andate e basta, ragazzi. Cioè, dite vado, semplicemente. Perché, ripeto, è lo streamer che ci perde in quel senso. Perché mi dite vado da Nolan, vado da Jack, vado da quello. Ok, io sono stronzo, quindi, cioè, streamo per chi? Per me stesso. Mi sento inferiore, ovviamente, perché vedo gente andare via per preferire un altro streamer. Non è il massimo, però, ripeto, è un parere mio. C'è bisogno semplicemente di non dirlo, tutto qua, voi fate quello che volete, non ce l'ho con nessuno. Però anche io non mi metto a dire, gratissime, vado da quell'altro perché c'è quello, no, abbasso un po' il volume di quello, mi apro un'altra scheda e cerco di sentire in diretta. Sto scrivendo ogni live tranne ora che sto studiando, no, ma infatti Cockid, però anche da te, se io vengo da te e non so, c'è Beat in quel momento, io dico vado da Beat, tu non la prendi un po' male perché preferisco Beat che te? È quella la cosa, cioè non c'è bisogno di specificare di andare in un'altra live, tutto qua, perché uno, lo streamer, almeno io la prendo male, perché vi sto parlando, vi sto dando contenuti, prende uno, se ne va per andare a vedere un'altra persona, non è il massimo. Ma infatti Cockid, magari sono io perché cerco di fare lo streaming in un certo modo, e avendo già una chat non tanto interattiva, le serie da me vengono completamente bisfrattate, mentre altri riescono a farlo, un po' mi rode, c'ho un po' si invidia anche. Del fatto che uno mi dice vado dall'altro, ho capito, non mi serve saperlo perché io ci rimango male, perché vuol dire che stai preferendo un altro stream, basta aprire due schede comunque. Io la prendo male perché appunto è non vedere la mia live, a me quando la gente non guarda le live posso capirlo, ma non guardarla per guardare un altro, insomma. È come un programma televisivo qui su Twitch, cioè quel programma televisivo da cui uno sceglie di non andare ci perde tutto qua, perde a livello di tutto. Tutto qui, ma ripeto, ma sono io, cioè va bene. Ripeto, non è che ce l'ho con qualcuno in particolare, ma gliel'ho già detto altre volte a Gamer di dire che non c'è bisogno che mi dice che vada a Nolan perché dice, ma io conosco Nolan da tanto tempo, ogni volta che va live devo andare a vederlo. Va bene, però non c'è bisogno che lo sappia io. Perché un po' a me dispiace che preferisci comunque vedere un altro streamer piuttosto che me, quello è il problema. Vuol dire che sei in live e qui in attesa ad andare da un altro, insomma, mica carino, vabbè, infatti. Ma non mi metti in competizione, no, io non mi metto in competizione, Cockid, è proprio un discorso generalistico. Del fatto che semplicemente stai guardando la mia live, ma vuoi andare da un altro. È quello, cioè, non ti vado bene quello che faccio io, faccio un gioco che non ti piace, non ti intrattengo, io capisco che uno conosce un altro. Ma anch'io per quello preferisco non dirlo quando vado, proprio perché so cosa vuol dire. E so che uno streamer può prenderla male perché, ripeto, preferisce dar la views a un'altra persona che a me. E lo streamer, se ci perde di views, ci perde nel suo lavoro. Cioè, anche degli streamer big, ci mancherebbe che tu vai, non so, da uno famoso e dici senti, vado a guardare quell'altro. E lui ti manda anche un po' a cagare, o comunque non gliene sbatte, anzi ti ignora. Sono io che leggo tutto e cerco di dare importanza a tutti, ma sentirmi dire vado da un altro a me dispiace. Perché è come se mi mancasse qualcosa nella mia live per quello. Cioè vengo penalizzato perché magari conosci una persona da più tempo. A me mi conosci da bene, quindi sono penalizzato io. Qualcuno di voi scrivo semplicemente comunque altri, vado alla prossima. Anch'io. Al massimo se ho da fare dico vabbè devo andare a leggere, vado a fare le mie cose, vado, ma non dico vado da un altro streamer, proprio perché non penso sia corretto negli streaming. E ripeto, sì, può essere un discorso mio personale, ma penso che sia un discorso di tutti. Ripeto, è come essere a un concerto di una band, alla band le dici io prendo, vado da un altro, vado in un altro concerto che è qui di fianco. Il musicista che è sul palco che si sta sbattendo per fare musica, uno gli dispiace, due se ne sbatte che tu gli vai a dire vado da un altro, perché non stai guardando lui in quel momento che lui fa la fatica per te, tutto qua. Cioè, nel senso, io non voglio dire sto guadagnando soldi, ma se io avessi la partner, eccetera, leggere uno che dice vado da un altro, io non lo leggo, innanzitutto lo ignoro, se, ripeto, ho la partner e ho tante persone che scrivono. Non lo leggo perché è una forma di rispetto, perché comunque io in quel momento sto guadagnando e ci perdo per te che vai a dare soldi a un altro, è normale, ripeto, ognuno può fare quello che vuole, però... No, più che altro perché gliel'avevo già detto. Per quello, io l'ho detto a Gamer che anche tipo magari spammarsi un po' troppe volte per il proprio streaming, un po' dire sempre vado da un altro, non è il massimo. E ripeto, posso essere io che la penso così? Ok, nella mia chat funziona così, basta. Semplicemente mettiamola così, ho delle mie regole, voglio che lo streaming è fatto in un certo modo, ma non è perché me lo invento, ma perché io ho imparato lo streaming da 5-6 anni da altre persone molto più big che fanno streaming da molto più tempo, che si comportano in questo modo e mantengono una chat pulita, ben scorrevole e che non flammano e che non hanno mai problemi in chat, quindi non è che mi invento queste regole dal nulla. Comunque assimilo quello che imparo da persone
più esperte di me, che sono più presenti di me da, nel mondo di Twitch e tutto qua. E poi gliel'avevo anche già detto che non c'era bisogno che altre che mi diceva vado da Nolan, perché lui me l'ha detto, io lo seguo da tempo, devo andare sempre quando c'è lui. E va bene, ma non c'è bisogno, me lo dici, perché per, io ci perdo tutto qui. Perdo una visibilità di una persona che mi sta simpatica, che uno come gamer mi segue perché gli piace, tutto qui, ma è un discorso molto semplice e molto banale. In realtà dovrei essere più furbo io a non leggerlo, però purtroppo devo salutarlo, quindi insomma si vede un attimo che corrugo la fronte, quindi comunque non riesco a nascondere i miei sentimenti. Sono un po' stupido io, però vabbè ragazzi, sono di cuore, io le dico queste cose perché ho messo anche le regole nella chat del fatto tipo di non spammarsi, di non chiedere di giocare, proprio per mantenere lo streaming in ordine, almeno dove io l'attenzione viene su di me, perché già faccio un po' fatica a rampare su Twitch. Già se mi metto a fare una serie, la serie non viene cagata. Almeno cercare di rispettare le regole è il minimo, tutto qui. Poi fate quello che volete, io ho impostato delle regole, ognuno fa quello che vuole. Se non stanno bene le regole, basta non guardare lo stream, o comunque non dirlo, tutto qua. Da parte del modello streamer questo è il succo, sì, praticamente quello. Scusate se magari sembrava una lamentela, ma è che con Gamer ci avevo già parlato di sta roba qui, e però sicuramente dopo che lui ha scritto ha chiuso la live, bisogna aspettare quei secondi di delay dove almeno senti lo streamer salutarti. Perché gliel'avevo già detto un altro paio di volte, anche dell'autospam nella chat, non è il massimo continuamente a dirmi ma stasera streamo quello, o un altro in chat che prende ti tag e ti dice ma stasera streami. Ragazzi, io sono qui, cioè, tutto qua. Però, vabbè, posso così. Ripeto, non è che mi dà fastidio, però è solo per limitare le cose. Perché più che altro è proprio un comportamento che vige un po' ovunque, non solo da me. Tutto qua, E non mi metto in competizione con nessuno. Ci sono 700.000 streamer, non che considero magari più validi, perché non mi sento più valido di altri, né inferiore ad altri, ma semplicemente so che molti streamer hanno una platea più grossa, hanno un pubblico maggiore, hanno i propri sub, le proprie donazioni, quindi hanno un pubblico veramente grosso. Io non ho niente di tutto ciò e vorrei almeno tenermi buoni quelli che ho, tutto qui, perché sono molto piccolo e molto inferiore, quindi anche per il discorso della serie di Max Payne ho veramente triggerato quel giorno. E mi sono veramente incazzato e innervosito per gente che è venuta in live a chiedermi la song request e dispiacendosi della serie. Cazzo, è un canale dove dovrei fare le serie e ci si dispiace perché bisogna ascoltare musica. Non è il massimo, in più nessuno stava venendo, poi ho fatto Overwatch e comunque non veniva, insomma non lo so. Per quello sono stati un po' di giorni turbolenti. È libero di fare ciò che vuole. Noi facciamo intrattenimento e lo spettatore che sceglie. Poi certo, se devo sentire ovviamente non dirlo, almeno per rispetto per te, dato che ti infastidisce. No, è proprio perché gliel'avevo detto altre volte. L'ho detto altre volte, comunque anche nelle chat altrui, ragazzi, non spammatevi troppo nella... A me vedete che vengo a spammarvi, Cocchi, io non mi sono mai spammato da te. Sbaglio o quando io ho detto cosa faccio in streaming è perché voi specificatamente me l'avete chiesto. E allora l'ho detto a voi taggandomi anche col nome, o sbaglio? E non vengo da Cocchi da dire c'ho il cazzo grosso ragazzi, minchia io faccio questi in streaming, c'ho quello, c'ho... No, perché uno non ho 1700 views, non ho niente nel canale, cerco solo di divertirmi. E appunto non vado nelle live altrui a fare il grosso, perché non sono grosso, anzi, sono molto piccolo. E proprio questo è il problema. Poi ripeto, ognuno fa quello che vuole, ma io... principal modo proprio nell'insieme come da Cockid, non vado a dire Cockid devo andare che vado a fare quello, cioè vado a guardare un altro streamer o vado a quello perché vuol dire che è più bello di te. No, apro o le due schede o seguo comunque entrambe e non lo dico. Cioè non lo trovo corretto tutto qua. La luce vincerà, credi me, N-E-M. Metto culo. Siamo liberi di non accettare coloro che non comprendono che in un canale ci sono delle regole che non le segue, libero di andare. Sì, è proprio quello il discorso, perché comunque io ho impostato delle regole che sono trovabili sotto, dove c'è scritto appunto di non spammarsi, di non chiedere di giocare, cose così. Poi, che uno magari trasgredisce, come oggi magari mi chiedono di giocare, io mi sento lusingato e gli dico, ragazzi, per ora sto rankando, faccio la leve di rankata, magari ci si organizza, e non la prendo assolutamente male. Ma siccome già è tipo la terza quarta volta che mi dicono, vado da un altro streamer mentre sto guardando te, a me rode un po' il culo perché l'ho già detto tutto qui. Se uno un po' deve trasgredire così, a me non è che fa molto piacere. Poi che mi raccontate quello che fate, ragazzi, io sono il primo, cioè... Però non è bello sentirselo dire, dai, oh, non facciamo gli ermetici o i chiusi, ragazzi, non siamo fighette, ci dà fastidio, punto, dai, non dite. Perché a tutti dà fastidio che anche un amico dà più importanza a un altro amico che a noi, dai, dà fastidio a tutti, non fate le fighette, è così. Siamo sinceri, dai, dà fastidio a tutti.
soprattutto in live, quando uno prova a rankare o comunque cerca di avere un certo pubblico, vuol dire che preferisci un'altra persona che a me, io perdo il pubblico, punto. Coolissimo, sono tornato dall'agenzia. Com'è andata, Matt? Com'è andata? Sono contento che sei tornato e che hai aperto la mia live. È un discorso così comunque che è AIDS, cioè ragazzi, è un discorso che è applicabile a tutti per quello che mi riguarda. Non è perché è capitato a me, allora ne faccio un affare di stato, come l'altro giorno che mi sono un po' triggerato perché è andata live la live di merda di Max Payne e nessuno mi caga le serie, perché appunto anche Lego Marvel Super Heroes non è che è andata tanto bene. Non è perché è capitato a me, allora Nem c'ha ragione di qua di là. No, è un fatto obiettivo di come si sta su Twitch. Beh, ci sto qui da 4-5 anni, so cosa funziona. Ti giuro che a me non dà fastidio, ma il soggettivo non me la prendo. Lo so, Cockid, ma te magari non ti prende perché tu non vuoi che lo streaming diventa qualcosa come può esserlo per me e per molti altri insieme. Tu adesso quanta costanza hai? Molto poca. Ma quanto lo streami? 2-3 giorni? Ecco, io sono in live tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con 2 live al giorno, con l'influenza e con la febbre. Capiamo che è un attimino una cosa diversa, con tutto il rispetto che ho per te e per il bene che ti voglio. Quante kill? Quante kill? Questa Zarya. Vabbè, dai tizio come lo fa anche gratis. Un po' la stessa cosa, Matt. È uguale. Io vengo appunto dal rap dove i beat me li chiedevano gratis. Mi venivano e mi dicevano: ma non ti puoi far pagare i beat perché non sei famoso, non sei nessuno. Che cazzo, cosa vuol dire? È proprio lo stesso discorso, ragazzi. È lo stesso. Io vengo da fare rap da 10 anni e produzioni. La gente voleva i beat gratis dopo che io ci spendevo 3 giorni di lavorazione e di mixing. Come la mettiamo? Cioè, no? Io so di cosa parlo in questi ambienti, ragazzi. Cioè, sono molto bravo a pubblicizzarmi, a farmi da PR da solo, perché vivo gli ambienti cooperativi di lavoro di gruppo di un ambiente, che sia Twitch, che sia musica e quant'altro. Quindi, anche con il discorso di BGM, se uno preferisce un altro non so che farci. Ma ti dispiace, porca miseria. Vabbè, se tu sei benefreghista ben venga, però comunque ti dispiace che un amico caga un altro e non te, porca miseria. Io voglio essere considerato perché sono io il primo a dare considerazione a tutti. Se un amico mi deve un po' bisfrattare, a me sta sul cioè, è quella la cosa. Comunque sbusso. È proprio quello il discorso, ragazzi. Cioè, conosco ste robe qui da decenni. E su Twitch sto vedendo la stessa cosa, ma è molto ads. Anche perché utilizzo le mie ore per voi. E vi ripeto, mi avete sentito, ho fatto una settimana di influenza. Nessuno mi è venuto a fare l'applauso a dire: meno male che Nem streama nonostante l'influenza. Nessuno, e non mi aspetto che nessuno lo faccia. Mi va bene avere gente in chat, punto. Non voglio la medaglia d'oro perché io con l'influenza di una settimana faccio 2 ore di live e 5 ore al giorno. Non la voglio la medaglia d'oro. Voglio solo gente che mi caga, almeno per quelli che passano. Tutto qui. Cioè, non mi aspetto chissà cosa, però semplicemente mi fa piacere gente che passa. Tutto qui. Ma arrivato a 6.000 cosa succede? Di cosa? 6.000 di cosa? Se riesco a fine l'ultima cosa, martedì comincio dalle 8:30 alle 13, riposo in base a quello che decidono per ora il venerdì. Buono, sono contento. Almeno ce l'hai fatta. Normale. 6.000 punti competitivi. Sei Grandmaster. Sei ai livelli più alti? Cioè entri nella top 100. Porca miseria, 6.000 vuol dire arrivare al rank massimo, vai a fare i tornei praticamente, vai nei tornei nazionali, internazionali, quello che è. Vuol dire essere Grandmaster, questa è la classifica, è così. Vabbè, classifica. No, Leggenda League. Ecco, vedi, arrivi nella top 500. No, ma quelli sono complessivi, non c'entra. No, devi vederla nella stagione, Marro. Devi vederla nella stagione. Adesso noi siamo sempre bronzo sotto gli 800, vedi? Queste sono le leggende. Dopo arrivi nella top 500, vai a fare i tornei con i grandi big, li stream e ti fai un mazza tanto, come si suol dire. Io almeno ci provo, cerco di stare qui in compagnia, nonostante non stia tanto bene. E ripeto, potrei fare anche altro, ma uso il mio tempo qui, tutto qua. Anche quando vado in streaming, io sto usando il mio tempo per guardare lo streaming e non andare a leggere, eccetera. Tutto qua.
E devo smetterla di fare questi discorsi del K. Piuttosto preferisco... Devo essere più furbo nel leggere la chat. Questo è vero. Devo essere... ma la prendo di cuore. Perché ci tengo tanto e penso si veda che ci tengo un mondo a sta roba qui. Adesso sbaglio io. Devo essere più furbo nel leggere la chat. Di leggere, metabolizzare e rispondere in altri modi. Sono io. Ho sbagliato. Non dovevo fare questo discorsone e non è una colpa per gamer. Quindi... Non, nessuno dovrebbe andare a dirgli qualcosa. Anzi, né Kikano. Assolutamente. Ho sbagliato io, ragazzi. Sono io che sono sbagliato. Devo essere più furbo. Prima spesi finiti 3-4 mesi di contratto alla Matt Mobile. Mamma mia, poi ci voglio fare un giro. Con i miei capelli fluenti nell'aria. No, ci mancherebbe, Cocchi, ci mancherebbe. Infatti io ripeto, né accuso né uno né l'altro né niente. Semplicemente devo essere più furbo a leggere la chat e a metabolizzare. Perché ormai voi vedete, vi divertite, basta. Io sono sicuro che ormai è quello lo streaming. Per quanto siamo uno, due o tre persone, o quattro, cinque o dieci persone, ormai capisco che le persone che vengono si stanno divertendo e basta. Non devo farmi io problemi, devo essere io più intelligente e metabolizzare di più. E che ci tengo troppo, si vede che c'ho tanto cuore in sta roba, eh. E che c'ho tanto cuore perché ci ho speso parecchio e mi piace che vadano bene queste cose, perché mi piace dialogare con la gente, di fare in modo che appunto grazie ai Game Talk diventa un punto culturale nerd e quant'altro. Quindi mi piace queste cose qua. Marca miseria, che le prendo un po' troppo di petto, è vero. Mi piace quando c'è una discussione che parte così è venuta naturale. Sì, concordo. Dovevi vedere allora il talk di ieri? Anzi, quelli delle due sere fa. Cioè, da ieri sera e l'altro ieri abbiamo fatto dei game and talk molto interessanti, molto belli. In quello dell'altra sera c'era Ares e Voce. Abbiamo parlato delle nostre passioni. Abbiamo parlato delle serie, cose che leggiamo e quant'altro. Ieri ho invitato Luca, che l'avete conosciuto, che passa sempre, eccetera, eccetera. Oggi è l'anniversario con la sua ragazza, è per quello che anche non è qui. Già gli ho fatto gli auguri ieri sera. È venuto in live, l'ho invitato per parlare di musica. Quindi non si sa mai, cioè, come vedi, io cerco anche di collaborare anche con magari che gente che non streama, perché Luca non è uno streamer, è un creatore di contenuti di YouTube. È un amico, passa sempre, è un ragazzo bravo. Allora ho detto, sai cosa? Invitiamo Luca, parliamo di musica. Poi c'era bene o male nessuno, però noi ci siamo divertiti. Per dire, senza pretese. È molto sporadica, sono sempre a fare altro, impegnato come non mai, per questo anche lo streaming lo faccio quando posso. Infatti, per quello ti dico, Cocchi, vedi la costanza che della presenza. Io ad esempio streamo ogni cazzo di giorno, però non riesco a essere come spettatore sempre, perché appena finito lo streaming, che comunque ripeto faccio 2 ore, vado a fare i miei lavori, come vi dico, i miei progetti, eccetera, eccetera, le mie letture, perché sono sempre tante, e mi ci dedico. Poi mi ritrovato alla sera e faccio altre 2 ore, quindi... Abbiamo una costanza diversa anche da quel punto di vista, perché appunto io faccio bene le live e tutto, però poi stacco, proprio perché cerco di togliermi da Twitch per svagarmi, per riposarmi e dedicarmi ai miei progetti, perché se rimango 24 ore su 24 su Twitch non realizzo niente durante la giornata, perché mi diverto, è vero, però non sto facendo i miei progetti, no? E ho tante robe su cui lavorare, che siano video di YouTube, preparare sempre gli streaming, leggere, scrivere e quant'altro, quindi... Anche per quello non riesco a stare così tanto su Twitch. Più come vorrei, come dovrei in realtà. Perché in realtà dovrei passare un po' di più tempo, però non riesco appunto, quindi... Anche lì è una costanza diversa, perché appena stacco io adesso devo finire il numero di Ken. Devo leggermi il 22. Leggermi le altre cose. Poi devo preparare gli streaming, perché devo vedere se riesco a fare una cazzo di serie o meno. Poi che l'ha cagato o meno, vabbè, sta a voi. Vediamo. Sono morti tutti. Reynard, porca puttana, che scudo di merda. E quindi, insomma. No, infatti per quello mi piace comunque parlare in questi aspetti, in queste live. Ma è per quello che servono. Come vedete, io non sono un rank professionista, perché non ho il team e non riesco. Queste live servono per questo. Quindi se si parla, ben venga. Poi quando magari si fa la serie, ci si dedica alla serie. Si fanno domande sul gioco, su quel tipo di gioco. Che magari ad esempio, come è stato Marvel Lego Super Heroes, si fanno domande sulla Marvel, sui fumetti. E non magari si parla di altri brand che non c'entrano niente, per dire. Quindi magari se riesco a inventarmi, riesco a fare qualche serie, la si fa. Vediamo un po'. Sta a voi poi seguirla, ovviamente nei vostri tempi, nel vostro gusto personale. Perché nessuno è obbligato a guardare le live di Twitch, né a supportare, né donare, né niente di niente.
è tutto bello se succede, perché noi lavoriamo in maniera molto a gratis, lavoriamo molto di passione, a differenza di altri tipi di lavori che possono entrare nei laboratori, come nei laboratori culturali, come laboratori di musica. Noi lavoriamo molto per passione, non lavoriamo per guadagnare, noi lavoriamo per fare in modo che Twitch diventa una piattaforma aperta, perché è esclusivamente di gaming, quindi ci sono regole quali non parlare di sesso, non ubriacarsi in live, non parlare di alcolici, non parlare di politica, perché deve essere rivolta al gaming. Si possono fare dei talk dedicati al gaming, si può parlare delle tre, delle conferenze, eccetera. Cioè, Twitch deve essere molto di più questo aspetto. Ci sto provando a fare in modo che nel mio personalissimo canale, piccolo quant'è, diventa un vero centro nevralgico del mondo fumettistico nerding, quindi di fare in modo che probabilmente è come se fossimo in una fumetteria, in un bar, quindi in un caffè, praticamente in un caffè quelli a tema, no? Come diciamo io e Voce, che ci piacerebbe andare, a me a Voce ad Aires, magari ci andremo, a quello di Torino, il caffè, quello tutto a tema One Piece. Cioè, questo lo stream dovrebbe diventare, vorrei che diventasse nel mio piccolo. Quindi, e non si chiede il Song Rap, questo è perché ve ne potete approfittare solo quando io non ci so, quando si fanno le sere ovviamente. Infatti il Song Rap questo adesso l'ho tolto perché metto musica un po' più mia, perché vedo male che tanto alla fine non c'è tantissima gente che la richiede, né tanta gente interessata al Song Rap, quindi metto di nuovo musica mia. Poi magari in seguito vedremo. Perché Song Rap questo in realtà sarebbe per dare uno scambio culturale anche di musica, cioè vedete quanti scambi culturali si può dare uno stream, che sia il mio che anche di altri, ragazzi. Parlo in generale, si può dare tanto, dalla musica ai fumetti, ai videogiochi, magari lo stesso Overwatch può essere uno scambio culturale. Ci si prova. Proviamo ancora a Zarya, ragazzi, non so che dire. A quello tipo One Piece è della mia città. Io vengo allora, mi stai vedendo a prendere? Che c'è a Torino, se non sbaglio, voglio venirci. Mega vlog, lo mettiamo sul canale. Sì, perché mi piacerebbe fare quello, sai, su YouTube, Cockid. Mi piacerebbe fare i vlog nei posti a tema fumetto, tema nerding. Quindi tipo, devo andare alla fiera del fumetto, al museo della permanente di Milano, dove c'è l'esposizione di Tex dei 70 anni che dura fino a gennaio. Io ci voglio andare con Aires, voglio farci il vlog, perché è una cosa bella. E vorrei metterlo sul canale, proprio perché anche quello è nerding life. Cioè, sto canale come Twitch, come YouTube, deve diventare la Nerding Life. Faccio il manuale di come diventare nerd. No, non è vero, non sono io che devo spiegare come diventare nerd. Però semplicemente quello il discorso. Cioè, mi piace fare in modo che si viva la Nerding Life, si respira anche a tema di magliette. Adesso non si vede, non ho un cazzo di magliette. In seguito mi piacerebbe proprio dare anche questo scambio culturale. Anche le t-shirt, l'uso dei costumi, proprio il vivere questo ambiente, perché comunque tutti quelli che arrivano su Twitch e streamano giochi, ragazzi, sono nerd, sono dei cazzo di nerd, perché sono lì che si prendono le attrezzature, giocano e streamano. Poi che magari ne sappiano meno di fumetti è un altro discorso. A me piace e quindi ne parlo. Voi vi piace e ne parliamo? Benvenga. È proprio quella la cosa, mi piacerebbe proprio fare tante cose di questo tipo, anche di andare in giro a vedere cose che riguardano il mondo dei fumetti, il mondo nerding, quello sì. Ma sono più forte io come Zarya, vai via. Tu c'hai i capelli brutti, io ce li ho più belli, perché ce li ho anche biondi. Ho Mario biondi. C'ho il viola e il giallo nei capelli, questa skin. Non mi sto caricando abbastanza perché non ho il team. E io ho tanta roba da fare, sono un vulcano di idee. Mi manca solo attivarle perché purtroppo la gente mi vuole mal. I'm so sad. Ho bisogno di affetto, amici. E poi faccio anche lo streaming perché mi amore. Molte volte prendo, attivo anche il Kamisun 20 minuti prima solo per ascoltare la musica, perché mi rompo le balle. Per davvero, sono un po' lì che non ho idee, faccio un po' avanti e indietro per la casa, per il corridoio, passeggio. Non ho idee, ho detto, sai cosa, faccio streaming perché almeno così mi rilasso, parlo con qualcuno. Sperando che venga ovviamente qualcuno, perché veramente la maggior parte della vita la sento un pochino vuota. Sarà perché non lavoro e le persone si comportano un po' male, nel senso che mi promettono tipo, l'ufficio, il libro, di qua di là e non arriva niente. Quindi allora mi sento un po' inferiore. Sono molto insicuro, questo è vero, però in live cerco di non esserlo, di essere il più forte possibile per voi. Perché anche questo, streamare, anche questo, mantenere un proprio aplomb, mettiamola così, una propria condizione anche psicofisica. Perché se vieni tutto malato in streaming, infatti anche nonostante avevo un'influenza, mi caricavo con la live, anche solo col Kamisun, proprio per... Perché sennò venivo tutto col naso tappato, la cosa... E che cazzo sono... Cioè, sono l'uomo della laguna, porca miseria. Cioè, tutto malato, fa schifo da vedere una live così, dai.
Poi vi tiro il pisello a tutti, perché quando mi parlate, mi chiedete roba nerding, sono lì a farvi, non farvi pat pat sulla schiena, ma mi sento che mi fate a me pat pat perché mi considerate valido delle vostre domande. Tra l'altro, hai visto che provato ho fatto, che ho salvato Diva con l'ulti di Tracer e ho messo il mio E, eh? Questa è una provata, perché questa è conoscenza del PG. Perché io posso deflectare tutto quello che mi arriva. Junkrat, se mi butta la mina, non mi può fare niente. Genji, se mi fa i parry, non può parriare il mio laser. E soprattutto se io attivo lo shield, non mi fa danno. Cioè, posso fare tutto con Zarya. Hai visto che bravo? È stata una bella cosa, perché mi serviva Diva adesso per pushare, hai visto? E poi mi dicono che sono una pippa e non ranco. Porca miseria. Ciucciami il ca, ciucciami il ca, ciucciami il ca. Vabbè, almeno li tengo lì. Gli ho fatto spettare l'ulti. Sai che ci sarebbe un sacco? Sono stato in un pub qui a Torino. Tutte molte videogame con tante cabinate con 200 giochi re. Oh, che bello. PS4, varie console, freccette, anime tappezzati su tutto il locale. La nave di Ruffy. È quello che voglio fare. Quella è la nerding life che voglio aspirare. E spero di darvene sempre un assaggio nel live. Anche solo per quello che mi chiedete. Spero, appunto, che diventi ciò che diventa sempre di più. Perché voi ormai vi conosco, passate, Marro, vi do i bacini della buonanotte, a Cocchi li faccio pat pat quando fa gli stream belli, perché sta imparando, sta facendo le live, cerca di darsi costanza con il suo impegno e mi piace, quindi so, Matt che passa, fa gli sketch belli con Kirby Venom, insomma faccio e quindi sono contento, cioè ormai vi conosco. Auspichiamo di arrivare tutti insieme a qualche vetta più in alto, anche per voi, che voi mi conoscete di più, perché giustamente avendo molta più gente, attirando molte più persone in futuro, si possono fare le serie, si possono fare giochi più fighi che possono piacere anche a voi che già mi conoscete. Quindi possiamo andare tutti insieme molto più avanti. Tutta una roba di gruppo, perché da parte mia dell'impegno dello streaming e da parte vostra di essere presenti in chat. Quindi è comunque un dare e avere da questo punto di vista. Quindi auspichiamo di raggiungere sempre vette migliori tutti insieme. Perché giustamente magari a Marro, che vuole vedere tante serie, vedere Overwatch o League of Legends per, tra virgolette, non per moda, e nemmeno per attirare gente, solo per appunto fare degli streaming un po' più rilassanti, o stufare, perché dice cazzo, ma io voglio che fai le serie, perché mi piace se fai le serie. C'ha ragione. Ma tutto questo lo raggiungiamo con una vetta di un tot di follower, di tot di media e quant'altro. Cioè, la raggiungiamo insieme. È un lavoro mio e un lavoro vostro. Perché voi state usando comunque il vostro tempo per me. Io voglio glorificare il vostro tempo. Come io lo posso usare per andare a guardare Kokid che fa live. Io in quel momento privo, tra virgolette, delle mie altre cose, guardo Kokid che fa la live e voglio dargli importanza, come lui la dà a me come follower. Questa è la cosa, o sbaglio? Cioè, lo condividete sto pensiero, o ci avete qualcosina da correggermi, da dirmi, eccetera? Cioè, almeno io la penso così, perché vivendola dal dentro, vedendo anche io che sono molto fuori dagli altri canali, riesco a passare veramente poco da tutti quelli che vorrei e passo da quei 4-5, li do importanza a quei 4-5 per fargli andare avanti. Quindi è quella la cosa, voglio io stesso farli andare avanti perché voglio che vadano avanti. E mi piacerebbe andare avanti, proporvi serie, proporvi contenuti, storyline e tante tante cose. Anche per voi che siete affezionati al canale, che giustamente dite, ma io vedo solo LoL e Overwatch, quando lo fai qualche serie? Magari adesso no, magari più avanti. Allora dai, raggiungiamo un tot di più e facciamo tutta una serie, quella, no? No, vabbè Marro, non è per leccarmi il culo, tra virgolette, che poi me lo lecchi perché facciamo altre cose zozze io e te. Ma è proprio un discorso di obiettività di termini. Cioè, sapete, se venite solo in due così, magari aspetto di fare una cosa che può piacere a più persone. No? Cioè, è quello che dico. Prende domani sera che ho un po' da fare. Cos'hai da fare, Marro? Che non mi... Che tra l'altro sei scomparso due giorni e appunto voglio sapere. Cioè, nel senso, cosa c'hai da fare? Di solito me lo dici sempre. Mi stai già tradendo? Ma sono contento che un pensiero condiviso, ragazzi, perché questa è la value dello streaming. Perché voi l'ha data a me come la do a voi. Tutto qui. Infatti mi piacerebbe, ripeto, in seguito, in base anche se passa tanta gente, fare delle live di musica, l'avevo detto. Se passare a tanta gente, io prendo, mi organizzerò all'epoca, magari con l'ufficio, qualche pomeriggio alla domenica, e farò delle live di musica, dove io stesso creerò la mia musica. Vedrete come si farà un pezzo rap da zero. E può essere interessante. Sì, dipende ovviamente dalla gente che viene. Tutto qua. E proviamo Zen. Una cena tra amici di famiglia. Almeno degli amici di famiglia. Buono, sono contento. E non posso uscire perché Iris c'ha la gamba rotta. Questa caviglia ormai si riprende tra 4-5 giorni. Voce, non la vedo così mai.
Vediamo, magari c'è, magari c'è stasera almeno voce, non lo so. Vedo se riesco a fare qualcosa con loro. Ovviamente spero che vi piaccia l'idea o... E non che venite perché lei c'ha la bella voce e tutto, ma perché è una persona simpatica che è brava. E poi ci vogliamo bene. A me piace includere in certi progetti. Grazie a me sei venuta su Twitch. Vado a comprarmi qualche roba vintage e fumetti di Batman e quello di Doctor Strange. Quale? È che se c'è bisogno, Marro, ti mandi link come l'altra volta. O comunque se hai bisogno di... Anche Cockid, tra l'altro. Sei andato in qualche fumettino a Cockid di recente? Hai avuto tempo di ritornare a respirare un po' quell'aria che puoi respirare anche in questo streaming? A Nerding Life, com'è messa, signor Cockid? Ci dica. Marro ovviamente sa che se c'ha bisogno di fumetti, io consiglio, eh. E quello dell'altra volta di cui non ricordo assolutamente il titolo. Buono, Marro, buono. Oh, bella questa. Con questa ci carichiamo, vai. Vai, c'ho la pelle d'oca, c'ho la pelle d'oca. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, yes. Zen Nem, Nem Zen. He's back, motherfucker. Guarda come l'ha shotto, boom. Me l'alzo, me l'alzo. Mamma mia, che bomba sto disco. Cazzo. What a fucking face. Ci vedi che erano diversi anni che non leggevo fumetti e sto ricordando tutto quanto sono qua. Oh, sono contento. È quello che volevo spiegare, che ho fatto il discorso per 40 minuti prima. Scusate se anzi faccio questi discorsi. Era proprio quello cui spiegavo. Ma volentieri, ragazzi. Io sono. Ma sapete che anch'io sto leggendo molto di più proprio perché sono in live. Perché appunto mi sento autostimolato nel fare queste robe qui. Lo sapete, vero? Se non lo sapete, ve lo dico, eh. Sì, siete voi che mi stimolate. Io l'ho detto, eh. È una cazzata, ma è vero? Io ripeto, fuori dallo streaming non farei un cazzo durante il giorno. Ma dopo la live mi carico, ho voglia di fare robe, allora leggo. Perché sennò non farei niente. Ma no, devo dis... Minchia, adesso... Porca miseria, ho sentito sciotto. Sciottato. Ups. Anche tutti gli altri, se hanno bisogno di consigli, io... Siamo qui apposta. G-Unit. Un po' di cura a tutti. Tanto Roddog si auto-rifilla. Vai, vai, prendi Diva. Yes, yes. Oh, Zen, quanto mi sei mancato. Su Zen NM. Ve l'ho tenuto segreto per un po' perché non ero sicuro di riproporlo. Scusate, cioè avete ragione. Anche Brigitte dovrei usare di più. Ho voluto tenerlo segreto proprio perché non ero sicuro tanto di come sarebbero andate le ranked. Ah, cazzo, l'avevo così rotta. Oh. Lo leggevo perché avevo perso lo stimolo. Idem. Ne ho dato un grave errore, quindi ho ripreso, quindi sotto il tuo consiglio e supporto. Arigato. Apprezzatissimo. Anzi, anche io ripeto, sto leggendo per questo motivo. Adesso finita la levo da leggere Ken. Per quanto ne abbiamo parlato mi viene una voglia incredibile. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Che bello, che bello. This is it. Okami, no, non posso ucciderlo, no, è uno dei miei giochi preferiti della PS2. No, non posso. Non posso. È uno dei miei... Salvo tutti, salvo tutti, salvo tutti. Sono morti. Perché sono dei deficienti loro. Ah, quasi. Sì. Ci ho provato. Non sto andando tantissimo bene con Zen. Ah, perché il team non è che... Cioè, Anzo più che altro. Lo so che non devo dare mai troppa colpa al team. Però effettivamente abbiamo più gente che colpisce a livello singolo. C'è da dire, cioè...
A parte Junkrat, anche Farah, nel senso, non è... Cioè, in realtà Farah è molto buona, però dovrei vederla molto più volare, invece la vedo più a terra, quindi non so quanto può essere utile. Anche perché adesso qui entriamo dentro, quindi Farah la potrebbe anche cambiare. Perché in realtà è una cosa molto tecnica di Overwatch, quindi Wikinem si attiva, è il fatto che in base agli spot, in base alla zona della mappa, e anche per questo è bello Overwatch, cambia l'utilizzo di un certo champ. Ad esempio, Junkrat diventerà molto più forte all'interno della mappa che appunto all'esterno, proprio perché... L'ho preso, ottimo. Proprio perché all'interno ha molta più possibilità di attaccare da vicino, dato che lui non si fa danno. Farah diventerà inutile perché lei si fa danno con i suoi colpi, mentre Junkrat no. Quindi dopo, ad esempio, Junkrat deve rimanere e Farah deve assolutamente cambiare. Ho shottato Reynard. Ho shottato Mercy. Ci ho provato, non l'ho presa, vedi? È inutile perché ha poco spazio. Nerfamelo. Che bello da fare. Sono immortale. Aiuto. Ah, puttana, non è vero. Dovevo caricarlo un pelo in più. Lo stavo quasi shottando. Adesso leggo, Marro, perdonami, ma come vedi sono in un momento molto concitato. Ho salvato. Dopo mi vado comunque a vedere le clip e le pubblico tutte su Facebook e su Twitter. Grazie a tutti comunque della presenza, e se magari ho detto qualche parola sbagliata, perdonatemi, ovviamente non è malafede, anzi vi voglio bene tutti, grazie comunque del supporto, a prescindere, anche se mi dite che andate da un altro, avete comunque usato il vostro tempo per me, va bene uguale, quindi non vi preoccupare, grazie a tutti, perché sto rimanendo qui grazie a voi e allo stimolo che mi state dando per le live, perché se no non ci rimarrei. Ho ripreso a streamare, sono diventato forse meglio, proprio grazie a questo comunque, quindi va bene uguale. Ribus, la seconda guerra mondiale con testimonianze di ebrei tedeschi che diventano cittadini. Molto bello. Sono a parte finale, ma con 100 pagine. C'è un autore che fa tanti libri di quel genere. Se non sbaglio, si chiama Thomas Harris. Ha scritto una serie di libri. Una serie di romanzi ambientati in quel periodo storico. Se non sbaglio, dovrebbe essere Thomas Harris. Sì, ve ne intendo anche di romanzi, anche perché, insomma, devo guardare il mondo dell'editoria al giorno d'oggi, anche se io stesso devo leggere ancora molte robe. Yes! Guarda che l'abbiamo vinta per qua. Che pro. Ho shottato in... mamma mia. Abbiamo dato l'appoggio alla fine. Peccato. Però ho ucciso Lucio proprio in quel momento con il colpo così. Proprio... Proprio... Che culo. Zen, dai, ci sta portando bene tutto sommato, dai, buono. Sì, perché se non uccidevamo Lucio, arrivava l'ulti di Junkrat e ci shottava, perdavamo, quindi... Comunque sì, questo è l'ultimo game, eh. Il libro è di Bruce Henderson, anche lì si occupa di questi avvenimenti, è proprio interessante, proprio interessata alla Seconda Guerra Mondiale. Grazie, Marro, di questa specifica... di narrativo, molto molto interessante. Darò un occhio perché mi piace anche a me. Spero che comunque la playlist di oggi vi sia piaciuta. Ovviamente durante le live cercherò, quando giocherò a questi titoli, di cambiare anche la playlist che metterò. E se avete notato, vi faccio sentire album interi di artisti. Quindi non sono canzoni sparpagliate, non è una riproduzione casuale, ma sono dei dischi interi. Quindi se vi piace sono contento, prossima volta cambieremo genere, magari metteremo un po' più di rock e metal, Però apprezzate. E cerco di mettere delle playlist e di farvi anche questo scambio culturale. E questo è Eminem con The Marshall Mathers LP 2. Precedentemente abbiamo ascoltato l'ultimo capolavoro di disco di Travis Scott, ovvero Astroworld, e ancora prima è un EP di J-Man Commons chiamato Rumble and Sway. Donato Carrisi lo conosco. Sì. E non tanto crisi, adesso dovrei avere cose, il suggeritore a casa. Ancora non l'ho letto. Perché stavo leggendo altri romanzi. Ne ho tipo 20 in corso. Sì, io leggo molti romanzi di fila. Ti preoccupare, ci sono io, vai tranquillo. Sono io la backline. Ah, mi ha sottato sta stronza, perché mentre esce sta già sparando, fanculo.
Dio santo, ti ho maciullato di danno e lei esce che già spara. Cazzo di DPS. Figa, il DPS più forte in realtà è Baby Diva. Madò. Divano Mac ha un DPS più alto. E ti pare? E perché se gli tiravo un colpo in testa col Discord la uccido. Il problema è che saltella mi sbarella la visual. Abbiamo Macri. Lo stiamo portando Claudio su Overwatch? Lo stiamo portando? Anche se è un prossimo champ che deve uscire femmina, portiamo Claudio, frega niente. Oggi però c'è da dire, beh, non sono andato male con la mira. Oggi non me la sono cavata malissimo con Zen. Ci ho un po' ripreso la mano di colpire per fare kill, a differenza di Lucio che appunto deve fare molto più healing. Cioè non me la sono cavata malissimo a riprendere Zen. Vi ho fatto il plot twist perché effettivamente non l'avete mai visto giocato da me. E sì, è uno dei miei preferiti proprio anche di storia. Lo cito anche uno dei miei pezzi comunque per farvi capire. Assolutamente, è uno dei miei PG preferiti, è proprio Zen in realtà. L'ho imparato prima di Lucio. E qui ho sbagliato io, dovevo ultare. Ho sbagliato io perché non ho visto il team andare. Ho sbagliato io, volevo... Sono stato ingordo, però ho tolto l'ulti a Lucio. Sono stato ingordo perché volevo uccidere Lucio per togliergli l'ulti. Ce l'ho fatta, però sono morto. E non sono andato male, in effetti. Questo è vero, perché comunque... Appunto, non lo usavo da un po'. E non me la sono cavata malissimo. Cazzo. Vaffanculo, dai. Che palle, Diva. Che palle. Ti mette lo shield lì, ti divora tutti i danni. Cazzo, è una donna di strada, ingoia tutto. È vero, eh? Puoi ingoiare le palle di Moira, tutto. È praticamente uno shield che deflecta tutti i danni. Non è il parry di Genji, proprio li annulla. Gli arrivano addosso e li annulla. È un po' troppo OP quella roba lì, troppo. Perché tipo quelli di Moira le inghiotta, le fa letteralmente sparire. Le mine che lancia Junkrat spariscono. Porca miseria, è un... Mamma mia, l'ho vista all'ultimo, ho visto che è salita. Vedi che ci mette tanto a curare. Guarda quanto è lenta la cura di Zen. Per quello non è il miglior healer, è un healer assassin. Infatti lui è molto più utile a fare questo lavoro. Vai. Vedo gente dietro, ma non so dov'è. Ah, che cazzo. Troppi, porca miseria. Troppi tutti insieme. Abbiamo alcuni in meno. Se teniamo botte e vinciamo è tanta roba. Ma penso proprio di no, proprio perché ne abbiamo uno in meno. Quindi loro hanno un bel team. Hanno tre healer, porca troia. Gli stronzi. O fuori dal meta trailer, però. Cazzo li vuoi dire? Se stanno vincendo, vincono. Mamma mia. One shot. E non lo sto prendendo. Li passa qui, li passa. Ma che cazzo? Vabbè, ma li passava sopra di un millimetro. È passato sopra di un millimetro, hai visto? Lo stavo shottando Reinhardt, gli è passato sopra qui. Palle, perché è fuorviante la cosa dell'armor. No, qui ho sbagliato io. Ah, qui ho fatto la cazzata. One shot a Junkrat, così ho sbagliato io. Dovevo colpirlo in testa, l'ho mancato, va. Figa, l'è passato qui. Mamma mia, ho sbagliato. Ricavo l'attacco, lo shottavo. Ho sbagliato io. Però rischiavo di morire con la passiva, quindi... Dai, Bastion. Qui Bastion è fortissimo. Non puoi sbagliare. È una cazzata da usare, Dai. No. È morto. Porca troia.
Cosa? Vedi, non riesco a prenderla perché la mira di Zen fa un po' caccare. No, sul punto. Vieni. Lui evitata, come? Sono dimagrito di 2 kg questo game. Ci ho provato. Che tensione a 1000. Però è bello perché è bello combattuto. In più cerco io di essere interpretativo, quindi faccio vedere l'ansia. Cazzo, ci ho provato. No, non mi conviene. Assolutamente no, non mi conviene. Fate qualcosa. È stata una bella live comunque. Tutto sommato a livello di game sono stato belli combattuti. Grazie delle clip a Marro. Sono stati molto combattuti. Mi sono comportato tanto bene sia con Zero che con Zen. Ho già fatto un po' di progressi, mettiamola così. A livello di punti no, perché siamo lì, forse anche meno. Però ci sono stati quei 2-3 game che, mamma mia, proprio on fire. Mamma mia, se sono stati belli. Mamma mia, mi sono veramente divertito. Spero anche voi, perché è vaffanculo. Che è una mamma to. Che lì sopra, dai. Non abbiamo tempo, abbiamo 40 secondi. Vaffanculo. Non ho cura ragazzi, non posso. Ho combattuto per voi, Nemeriani. Il vostro generale cadrà probabilmente. Ma se volete aiutarvi, fate parte anche voi dell'esercito subandovi. Posso fare punti esclamativo sub per capire cosa ottenete. Aia. No, May no. May è troppo forte qui. Facciamo un in meno anche. Ulti. Servirebbe l'ulti. Oh, Masha Madness. Ah cazzo, sono da solo. Non ho niente. E pure lo shield. Pure il VR ha messo qui. No. 100! No. No. Persa. Ci ho provato al massimo, ho caricato a 100, ma cazzo di shield mi bloccava. Non riesco. Aia. La gengiva. Oh, ci provo per l'ultimo take. Per vedere se riesco. E poi, vabbè. È un bel game. È molto sofferto. Ma ci ha lasciato un compare, Marro. Ho lasciato un compare. Sono in deficit io come tank, perché appunto non posso fare niente di che. Perché avete visto, ero a carica 100. A carica 100 Zarya fa dei danni allucinanti. Ma Simmet è stata brava a proprio posizionare bene la sua ulti lì, in modo che proprio non passasse niente. Quindi io non potevo colpire i nemici se non andavo dentro. Ma se vado dentro mi shottano. Non è stata molto brava Simmet in questo caso. È stata molto forte. In più avevano me in difesa, quindi vaffanculo. Perché ho paura che non ce la facciamo. È molto bello, molto sofferto. Lo sto vivendo veramente tanto. Guarda. Non è vero. Tranquilli, non sono così sudato. Però ho il pene dritto, quindi va bene uguale. Prima o poi arriverà la Rap God versione NEM. Prima o poi arriva, non vi preoccupate. Scendi giù. Vai, prendimi che mi carico. Oh, sono diventato bravino con Zarya. Sono contento.
Io posso fare questo. Lo so. Sono poco carico di... persa. Andata. Dai, ero lì. Te l'ho detto, non si poteva fare. Ci ho provato per voi, ragazzi. Ho dato il meglio di me in questo game. Ho provato tutto. Ci ho provato, non potevo fare di più, mi spiace. Però è stato bello. È stato un bel game. È stato veramente un bel game. Ci ho provato, però purtroppo eravamo troppo divisi e non avevamo gente. Va bene. Oh, ragazzi, io vi saluto. C'è Rokami, che è uno dei miei giochi preferiti della PS2/PS3, perché l'ho giocato per remastered, veramente al top quel gioco, incredibile. Io vi saluto. Siete stati molto calorosi oggi, mi avete comunque dimostrato affetto e supporto nonostante le discussioni comunque interessanti. Con Rap God di Eminem io vi saluto, vi rimando a stasera, vediamo che cosa facciamo, magari un game and talk o comunque ci organizziamo per qualcosa. Questo game è stato veramente incredibile, veramente figo, mi sono divertito, sono on fire, è veramente 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 bello. Mi spiace ma sto ancora studiando, scusa se sono stato poco in chat. No, siete stati tutti molto attivi a dire il vero. Apprezzo comunque di più la chat di gente che comunque mi ascolta e quando magari c'è una discussione interviene partecipando. Preferisco molto questo perché comunque fa bene questo, fa bene alla live, fa bene ai progetti che abbiamo in mente su come far andare il canale, eccetera, eccetera. Quindi io vi saluto. Vi rimando comunque stasera 11:30, cioè ci sarà comunque la live, vediamo su cosa, vediamo che gioco, vediamo come sarà. Spero vi siate comunque divertiti. Buon pomeriggio a tutti, mi raccomando, stay nemeriani, stay nerd, leggete, scrivete, producete, eccetera eccetera. Quindi fate robe nerding, continuate questa nerding life, ritrovatevi qui, si parla sempre di cose ficcanti, interessanti, fighe, nerd, dintorni, musica, insomma, fate voi. A stasera. Grazie a voi.